Per fare questa torta utilizzando l'aroma di arance e le gocce di cioccolato di cui state vedendo il taglio della fetta, per prima cosa in una ciotola ho messo 3 uova che sono andata a montare con lo sbattitore elettrico assieme allo zucchero. Io ho aggiunto assieme alle 3 uova 120 g di zucchero bianco. Dopo aver ottenuto una consistenza densa e spumosa, ho messo nella ciotola anche i 15 g di fecola di patate e un cucchiaio di lievito vanigliato per dolci e i 120 g di farina per dolci e un po' di aroma d'arancia. Io ho utilizzato questo contenuto nella boccetta di vetro. Poi ho mescolato delicatamente il tutto e ho aggiunto i 15 g di gocce di cioccolato. Con il cucchiaio ho mescolato leggermente e poi ho preso la mia pirofila da forno, dove l'ho foderata sulla base incastrandoci dentro la carta forno, e ho versato l'impasto della torta nella tortiera e ho cotto per 25 minuti, utilizzando la modalità 2 del mio forno a gas in modalità preriscaldata. Ma voi potete cuocere sempre in forno preriscaldato a 180 gradi per una mezz'oretta. Sta nel forno che voi utilizzate. Ogni forno è diverso, fate la prova a stecchino per vedere se la torta sarà cotta. Una volta sfornata la torta, questo è il risultato. E io passo alla decorazione. La torta è ancora bollente ed è appena uscita dal forno. Io approfitto della temperatura per decorarla meglio. Per prima cosa ci passo su tutta la superficie della torta una spolverata di zucchero a velo vanigliato. Poi metto delle gocce di cioccolato in quantità QB a formare dei cerchi, una decorazione concentrica. E al centro, con la pasta da zucchero, abbiamo sagomato un'arancia per richiamare il gusto all'interno. Poi abbiamo aggiunto palline e codette colorate. La temperatura calda della torta serve solo per far aderire meglio le decorazioni in cioccolato. Una volta che la torta si è raffreddata, è pronta. Questo è il risultato finale. Se la fate anche voi, buon appetito! Ciao, ci vediamo nel prossimo video!